Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della questione migranti e coronavirus. Sono risultati negativi 9 dei 12 migranti trovati positivi al Covid-19 presso il centro di accoglienza straordinario di Moscufo. La ripetizione dei test nei prossimi giorni e una nuova negatività darà loro la totale guarigione. Intanto il sindaco De Collibus si dice soddisfatto per come è stato gestito il centro fino ad oggi. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Proseguono i test Covid-19 sui migranti ospiti del centro di accoglienza straordinario in via Cristoforo Colombo nella zona industriale di Moscufo. Già dai nuovi risultati, 9 delle 12 persone inizialmente positive sono risultate negative al primo tampone di controllo. Il secondo test, come prassi, per accertare l'avvenuta guarigione, sarà svolto con molta probabilità nella giornata di domani, come annunciato dal sindaco Claudio De Collibus. La buona notizia finora è che nessuna delle 12 persone risultate positive al Covid-19 ha avuto problemi di salute a causa del contagio, risultando sempre asintomatici, ma resteranno ancora in quarantena obbligatoria all'interno dei mini appartamenti ricavati nella struttura. Gli altri ospiti del CAS, per lo più famiglie con bambini piccoli arrivati all'inizio di agosto dal lab di Porto Empedocle, possono invece uscire all'esterno senza però oltrepassare il perimetro della struttura, sorvegliati H24 dalle forze di polizia e dei carabinieri per evitare fughe già viste in altri centri anche della nostra regione. Per fortuna non ci sono problemi di sicurezza a Moscufo, a differenza di quanto sentito in altri comuni della regione, commenta il primo cittadino. Dopo i timori iniziali da parte della popolazione, la paura si è trasformata in sensibilità e in molti, con l'apporto della parrocchia e della proloco del paese, hanno voluto contribuire ad una raccolta di giochi, vestiti, libri e colori donati agli ospiti del centro accoglienza. Abbiamo capito in questi giorni che il virus non è stato portato dagli immigrati, che sono sempre rimasti chiusi nel CAS. Comunque la paura per il Covid-19 in paese resta e non bisogna abbassare la guardia, conclude il sindaco De Collibus. Notizia di cronaca adesso che ci porta a Lanciano. Sarebbe morto per cause naturali l'uomo probabilmente di nazionalità marocchina trovato questa mattina senza vita nella stazione ferroviaria Sangritana. Era seduto su una panchina in sala d'attesa, accasciato su un fianco e con la testa appoggiata su uno zainetto. Ad accorgersi che qualcosa non andava per il verso giusto, alle 7:30 di questa mattina una passeggera che era entrata per acquistare il biglietto del treno. L'uomo, dell'età apparente di 50 anni, faceva il pendolare fra Lanciano e Pescara. Sulla sua identità sta indagando il commissariato di polizia di Lanciano. Nella tasca dei jeans aveva la tessera di un'associazione caritatevole di Milano intestata ad un cinquantenne marocchino. La scientifica ha eseguito i rilievi del caso con le impronte digitali prese per risalire all'identità di questo sconosciuto che non aveva addosso i documenti. Della questione sono state interessate anche le autorità del Marocco. Andiamo avanti con la politica. Ad Avezzano, taglio del nastro per la sede elettorale del candidato sindaco Antonio Del Boccio, outsider di centrodestra. Del Boccio spiega quali sono i temi della sua campagna elettorale. L'intervista è di Plinio Olivotto. I fattori che mi hanno spinto sono diversi, innanzitutto il constatare la crisi lavorativa, economica e sociale che c'è in città. Ho deciso di scendere in campo in prima persona per cercare di cambiare queste cose. Con il nostro programma lo abbiamo già sviscerato, fondamentalmente siamo per ritornare allo sviluppo, perché una volta si chiamava così, consorzio dello sviluppo industriale, del nucleo industriale, cercando di allettare delle aziende che possano venire ad insediarsi qui, perché abbiamo una grande potenzialità ed è il fucino con i prodotti DOP, eccetera, eccetera, che possono dare la chiave di volta anche nell'agroalimentare e nell'industriale. Quanto tempo ti sta portando via questa campagna elettorale che sta per entrare nel vivo? Mi sta portando via 24 ore su 24, perché a volte non riesci neanche a dormire la notte per i pensieri che hai. Però
è un tempo che so che sto sacrificando per le generazioni successive, per i ragazzi che oggi hanno 13, 14, 15 anni, 16 anni. Quello che mi duolerebbe di più è pensare che vadano via, che lascino questo territorio perché depauperato, impoverito da strutture quale il Tribunale, al quale diamo la massima importanza, strutture obsolete quale l'ospedale e strutture abbandonate a se stesse quale l'Interporto. Senti, un'ultima cosa, Avezzano di problemi, grazie al cielo ne ha parecchi, ma se domani dovessi essere eletto alla carica di primo cittadino, la prima cosa che prometti di fare qual è? La prima cosa che prometto di fare è mettere mani alla sicurezza della città, perché è la cosa più necessaria per la tranquillità di tutti e anche la più veloce da realizzare, insieme alle istituzioni quale prefettura e questura. Quindi per il lavoro che fai qualche segnale d'allarme già ti è arrivato? Abbiamo segnali d'allarme da diverso tempo, sappiamo, io per vocazione e anche per lavoro posso dire che la sicurezza la sappiamo fare, con me sono candidati anche poliziotti e ex poliziotti locali, abbiamo steso un piano per rendere la città assolutamente sicura. Cambiamo argomento. Confesercenti Chieti denuncia il ritardo nel completamento della pista ciclabile Via Verde Costa dei Trabocchi che attraversa la provincia teatina da Francavilla a San Salvo. Vediamo. Anche quest'estate, sebbene sia scartamento ridotto causa Covid, non ha visto nascere la Via Verde della Costa dei Trabocchi. Con l'apertura ufficiale della pista ciclopedonale affacciata sul mare che va da Francavilla al mare a San Salvo, posticipata al 2021, un ritardo che preoccupa gli operatori turistici e commerciali anche alla luce del dibattito emerso tra la provincia di Chieti e l'impresa esecutrice dei lavori, la Cogepri, che vinse l'appalto nel 2017. Chiediamo che si allarghi il tavolo di confronto anche con le rappresentanze dei datori di lavoro, dice in un comunicato la Confesercenti di Chieti, in quanto parliamo di un'opera importantissima per il turismo dell'intero territorio e di tutta la regione Abruzzo, che già vede un ritardo di 2 anni rispetto alla tabella di marcia. È stato fatto un gran lavoro di lancio dell'immagine di questa infrastruttura nei mesi scorsi da parte di enti pubblici, tra cui Camera di Commercio, GAL, Regione, la stessa provincia e gli altri enti e associazioni, prosegue Confesercenti. L'attesa è tanta e molti turisti, sia l'anno scorso che quest'anno, pensavano di trovare il percorso completo e con tutti i servizi. Non è così purtroppo e non possiamo più ritardare. Chiediamo una soluzione rapida, continua l'associazione di categoria, che porti al completamento dell'opera affinché l'infrastruttura diventi fruibile al più presto per rilanciare le attività turistiche e del commercio già provate dalla pandemia. Tutti gli sforzi devono essere concentrati per consegnare questa importante pista ciclabile, pensata 15 anni fa e per troppo tempo attesa, conclude Confesercenti, e anche la Regione ha il dovere di intervenire per aiutare a trovare una soluzione rapida e definitiva. Prima ha nascosto i suoi 4 cuccioli dietro un cespuglio, poi ha assalito un gregge uccidendo una pecora sotto gli occhi terrorizzati del pastore. Protagonista della vicenda, l'orsa Amarena, tornata in questi giorni a Villa Lago. Da quanto si è appreso, l'orsa, dopo essersi lanciata contro il gregge composto da circa 500 pecore, ne ha azzannata una portandosela via per raggiungere la sua prole. Tutto è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 17 nella zona di Secinella di Villa Lago, solitamente utilizzata come area di pascolo delle greggi. Alla scena avrebbero assistito anche alcuni forestali che sulla vicenda hanno stilato rapporto. L'Abruzzo si classifica 7° in Italia per spesa del bonus vacanze da parte dei turisti, generato un giro d'affari di 3,4 milioni di euro circa. Vediamo nel servizio. Sono 117 le strutture ricettive abruzzesi che hanno consentito ad oltre 7.000 turisti, anche da fuori regione, di spendere quasi 3,4 milioni di euro in bonus vacanze. Lo strumento previsto dal decreto rilancio in vigore dal 1° di luglio, che consente di avere un contributo di 500 euro riservato a nuclei familiari che non hanno un reddito ISEE superiore a 40.000 euro, usufruibile all'80% come sconto immediato sul prezzo del soggiorno anticipato dall'albergatore e al
al 20% come detrazione nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. I dati più aggiornati sono quelli dell'Agenzia delle Entrate, riportati ed elaborati poi diffusi dal MIBACT. Da essi risulta che l'Abruzzo è la settima regione in Italia per importo speso tramite il bonus, un buon risultato che conferma come nell'estate post-lockdown la regione verde stia conoscendo un vero e proprio boom di presenze, anche grazie a un turismo più di prossimità. Sul podio ci sono l'Emilia-Romagna con 9.500.000 euro e 20.700 bonus utilizzati, la Puglia con 5.800.000 euro e 12.200 bonus utilizzati e la Toscana con 4.300.000 euro e 9.414 bonus utilizzati. Da sole queste regioni coprono la metà degli importi del bonus vacanza. A seguire Veneto, Calabria e Campania, tallonate proprio dall'Abruzzo, che fa meglio di tante altre regioni che da anni la surclassano per presenze turistiche. Dietro infatti la nostra regione ci sono la Sicilia, il Trentino Alto Adige, la Sardegna, la Lombardia, le Marche, la Liguria, la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia. Male invece Piemonte, Umbria e Molise, che chiude la classifica con 293 bonus utilizzati per un importo di 137.000 euro. La richiesta può essere fatta fino al 31 dicembre del 2020. Ad oggi sono 140.000 le famiglie che hanno già speso il bonus erogato per complessivi 60 milioni di euro dei 450 stanziati dal MIBACT. Andiamo avanti, inizia oggi alle ore 18 al santuario di San Gabriele in provincia di Teramo la 40esima Tendopoli dei Giovani, un anniversario importante, i 40 anni, come del tutto particolare sarà questa edizione perché virtuale causa Covid-19. Virtual Tend è il titolo appunto della Tendopoli di quest'anno, vedrà una sola tenda piantata nel piazzale del santuario e giovani che parteciperanno da casa virtualmente. Una scelta obbligata, visto che, come spiega l'ideatore della Tendopoli, padre Francesco Cordeschi, il coronavirus ha impedito di piantare le tende, ma non ha fermato, come è evidente, il desiderio di realizzare anche quest'anno la Tendopoli. Per questo la Virtual Tend è l'occasione per vederci e sentirci, dice sempre padre Cordeschi. Domani mattina alle ore 9 la prima relazione di padre Francesco, la tenda si vive, che aprirà la serie di incontri virtuali nei prossimi giorni. Altri incontri, momenti di preghiera con il collegamento di venerdì 28 alle 21 con il santuario del Beato Bernardo Silvestrelli a Moricone in provincia di Roma per l'adorazione eucaristica, testimonianze dei giovani e momenti di festa. La 40esima edizione della Tendopoli si concluderà sabato 29 di agosto alle 11.30 con la messa celebrata all'aperto, alla quale parteciperanno in presenza numerosi giovani tendopolisti. Domenica 30 poi numerosi pellegrini arriveranno al santuario da varie parti d'Italia per l'annuale festa popolare di San Gabriele. A causa dell'emergenza coronavirus si prevedono meno pellegrini rispetto agli altri anni, tuttavia il santuario svolgerà il consueto programma religioso che prevede messe celebrate ogni ora. La messa alle 11 sarà presieduta da Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo Atria. Alle 12 l'urna del santo farà un passaggio tra i pellegrini disposti a distanza nel piazzale del nuovo santuario e ci sarà un particolare affidamento di bambini e ragazzi al santo dei giovani. Alle 16 secondo passaggio dell'urna del santo con una preghiera speciale per tutti i deceduti e i malati di coronavirus. La messa delle 17 sarà presieduta dall'arcivescovo di Chietivasto, Monsignor Bruno Forte. Adesso ci spostiamo a Loreto Aprutino, dove la chiesa di Santa Maria in Piano attende dal 2017 la riapertura. Il ripristino della chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino, danneggiata a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 e di conseguenza interdetta all'accesso a seguito di ordinanza sindacale, continua ad essere uno degli obiettivi dell'attuale amministrazione comunale. Santa Maria in Piano è uno dei monumenti più importanti di Loreto Aprutino e tra i più interessanti d'Abruzzo, visto che all'interno conserva straordinari cicli di affreschi che per la loro unicità le hanno meritato il titolo di monumento nazionale. Dopo gli eventi sismici, la chiesa era stata classificata inizialmente inagibile con scheda AEDES del 28 febbraio 2017, redatta dai tecnici di Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo e RELUIS.
Per sollecitare l'allocazione di risorse per i lavori di ripristino, l'amministrazione sin dal 2017 ha preso contatti con la soprintendenza, sollecitando sopralluoghi, verifiche, fornendo supporto tecnico e richiedendo l'inserimento dell'intervento negli atti di programmazione. In data novembre 2019 è stata redatta una seconda scheda di rilievo del danno da parte dei tecnici SAPAB, a seguito della quale la chiesa è stata classificata temporaneamente inagibile. L'intervento di verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro sulla chiesa di Santa Maria in Piano è stata finanziata con decreto MIBACT numero 106 del 19 febbraio 2018 e beneficiario di un finanziamento complessivo di circa 1 milione di euro, e il soggetto attuatore designato è la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo. L'amministrazione comunale sin dal 2017 ha preso contatti con la soprintendenza sollecitando verifiche, interventi e dando anche il supporto tecnico affinché i lavori potessero partire nel più breve tempo possibile, ma purtroppo ad oggi non abbiamo nessuna notizia. Abbiamo la sensazione che si siano dimenticati di Santa Maria in Piano, monumento nazionale. Il nostro obiettivo sarà quello di portare avanti questa battaglia affinché il monumento possa tornare ad essere fruibile non solo per l'intera cittadinanza, ma anche per i numerosi turisti e studiosi. E adesso andiamo in diretta da Castel di Sangro, dove c'è Paolo Renzetti alla volta del ritiro del Napoli, che insomma è iniziato in realtà ieri ma oggi comincia in via ufficiale. Ci sarà tra poco anche una conferenza stampa con il presidente De Laurentiis, grande occasione per il territorio abruzzese di promozione turistica. Allora Paolo, raccontaci se ci sono i tanto attesi tanti tifosi del Napoli. Sì, buongiorno da Castel di Sangro, siamo all'interno del Palasport del centro sangrino, dove più tardi ci sarà la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli Calcio, come dicevi giustamente tu Alfredo, da studio, ritiro partito in realtà da ieri e che si concluderà il 4 settembre. Tutto l'altro Sangro è pieno, invaso, stato invaso nelle ultime ore da tifosi del Napoli. Questa mattina circa 300 erano all'esterno dello stadio Teofilo Patini per aspettare, attendere l'uscita dei giocatori del Napoli, che hanno effettuato una leggera seduta di allenamento, la seconda, quella più robusta, ci sarà questo pomeriggio alle 17 sempre sul manto erboso del Teofilo Patini. Questa mattina seduta di allenamento a porte chiuse, questo pomeriggio ci saranno le porte aperte, ma solo per 1000 fortunati che hanno dovuto prenotare proprio presso gli uffici del Napoli Calcio il biglietto omaggio per poter assistere all'allenamento della formazione di Gennaro Gattuso. C'è grande attesa e grande presenza, come era immaginabile la vigilia qui in terra sangrina, per l'arrivo del Napoli. I centri circostanti Castel di Sangro, tutto il comprensorio registra praticamente il tutto esaurito, con alberghi, seconde case e bed and breakfast che sono stati presi d'assalto dai tifosi del Napoli in questi ultimi giorni. Come detto, questa mattina c'è stato l'allenamento della formazione azzurra, questo pomeriggio ci sarà il secondo allenamento, il terzo in assoluto per i giocatori del Napoli, che ieri per la prima volta erano scesi in campo nell'impianto del Patini per la prima leggera seduta di allenamento. Come dicevamo Alfredo, tra poco ci sarà la conferenza stampa di presentazione proprio dell'intero ritiro del Napoli, alla presenza del patron, del presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis. Ci sarà il tecnico Gennaro Gattuso, in rappresentanza della squadra il difensore Manolas, e poi ovviamente fare gli onori di casa ci saranno il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, l'assessore allo sport Liris, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, che è anche presidente della provincia dell'Aquila. Sono state già fissate delle amichevoli da parte della società campana, una in particolare, la seconda, si giocherà proprio il 4 di settembre, quando si chiuderà il ritiro qui di Castel di Sangro alle 17.30 al Patini con il Teramo. Il 28 ci sarà invece un triangolare sempre qui a Castel di Sangro. Dicevamo, grande attesa, grande presenza di tifosi napoletani e campani in generale qui a Castel di Sangro, tanta gente, e ovviamente Regione Abruzzo che è soddisfatta per
è quello che si pensava potesse essere davvero un vero e proprio affare, anche da un punto di vista di ritorno economico e di immagine per la nostra regione. E come sentiremo a breve dall'assessore regionale allo sport Liris e dal sindaco di Castel di Sangro Caruso, effettivamente è così, perché queste zone, le zone circostanti a Castel di Sangro, sono davvero piene di tifosi e di turisti che sono arrivati anche per seguire il ritiro della formazione del presidente De Laurentiis. Allora andiamo ad ascoltare il primo contributo che abbiamo registrato con l'assessore regionale allo sport Guido Liris. Assessore Liris, una grande giornata per l'Abruzzo, il Napoli a Castel di Sangro, il comprensorio sangrino gremito di turisti. Una festa per l'Abruzzo, una festa per la provincia dell'Aquila, ma in particolar modo per l'Alto Sangro. Siamo pronti alle migliaia di persone che arriveranno qui curiosi, non soltanto affezionati della squadra partenopea, ma anche affezionati e curiosi di sport e in particolar modo innamorati del calcio. I grandi eventi come strumento per promuovere turismo, per promuovere la natura, per promuovere la nostra terra, per alzare l'asticella, un po' il brand di questo nostro grande Abruzzo anche fuori dei nostri confini regionali. È un'impresa sulla quale abbiamo creduto tantissimo, nei confronti della quale abbiamo investito tantissimo come regione, e siamo qui per raccogliere i risultati promuovendo tutta una serie di eventi, da qui poi al Giro d'Italia, tappe del Giro d'Italia, internazionali di tennis, una serie di modalità, quella di aver scelto i grandi eventi, che è la modalità giusta per quanto ci riguarda, per entrare nei territori, per promuovere a livello anche economico, con un indotto inevitabile che ricade non soltanto su un singolo comune ma su un'intera area, ma soprattutto c'è una grande voglia di, attraverso lo sport, di animare la nostra terra in senso positivo e di educare la nostra terra in senso positivo, in particolar modo con i valori dello sport. Poi il Napoli è una squadra internazionale, ha un seguito incredibile in tutto il mondo ed è la squadra giusta per dare il giusto lustro alla nostra bellissima terra. Con l'assistenza tecnica di Gaetano Terio torniamo qui nel Palasport di Castel di Sangro. Alle mie spalle vedete il palco proprio che è stato allestito per la presentazione del ritiro della formazione campana, e proprio tra qualche minuto, all'inizio di questa manifestazione, di questa cerimonia, sarà esposta anche la Coppa Italia, il trofeo vinto dalla formazione campana proprio qualche settimana fa, e sarà proprio l'occasione per i presenti, ma ci saranno solo giornalisti ed addetti lavori, di poter vedere da vicino il trofeo vinto dalla squadra azzurra. Dicevamo, una grande occasione per Castel di Sangro, una grande occasione per il comprensorio sangrino. La montagna, una delle montagne della nostra regione, sicuramente sta beneficiando della grandissima e numerosissima presenza di turisti, soprattutto campani, arrivati proprio in questi ultimi giorni. E vediamo dunque ed ascoltiamo le parole del sindaco di Castel di Sangro, ma anche presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Una giornata di festa per Castel di Sangro, una giornata di festa per l'Alto Sangro, ma per tutto l'Abruzzo. Il Napoli da ieri è in ritiro qui nella sua città. Sindaco, una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione che si aggiunge a tante altre. Questa credo che abbia una valenza superiore, come diceva lei, per l'intero Abruzzo. E sono straconvinto, insomma, che quella che è la strategia di promozione del territorio messa in campo dalla Regione Abruzzo, d'intesa con la città di Castel di Sangro, stia portando i giusti effetti. È una regione che oramai si è introdotta nel panorama delle aree geografiche di riferimento per i club più blasonati nel campo del calcio, quindi io credo anche che da questo esempio potranno scattare delle emulazioni possibilissime, quindi in qualche modo rappresentando noi, l'Alto Sangro e la Regione Abruzzo, quelle realtà capaci di essere riferimento delle squadre di calcio importanti. Boom a Castel di Sangro e tutto il circondario, luglio ed agosto pienone. Sì, noi abbiamo registrato dei numeri straordinari già dalla ripresa dopo il lockdown.
importanti, numeri che poi sono sviluppati ulteriormente già nel mese di agosto, fino a raggiungere il culmine in questi periodi qua, in questi giorni che diciamo appena iniziato il ritiro e insomma che andranno innanzi fino alla conclusione del ritiro. Insomma, grande soddisfazione, ringraziamo tutta la stampa, in particolare quella abruzzese, per aver dato attenzione e risalto a questo evento, insomma, che deve essere anche ben capito da tutto il comparto produttivo, soprattutto quello turistico. Un ritorno economico, Sindaco, davvero importante per tutto il comprensorio sangrino. Da questo punto di vista è stata questa una decisione azzeccata di far venire, di portare il Napoli qui a Castel di Sangro? Sì, io penso questo. Guardate, su questo tema si sono sviluppate anche opinioni critiche e io credo che chi le abbia dette non ha cognizione della realtà e soprattutto non ha esperienza di questo campo. Noi possiamo registrare un dato che non è solo quello, diciamo, circoscritto al territorio dell'Alto Sangro della città di Castel di Sangro. Registriamo curiosità per l'Abruzzo, l'immagine di una regione si accresce attraverso strategie promozionali qualificate, quelle che sono state messe in campo finora a partire dall'Expo 2015, che non ha prodotto alcun risultato per la regione Abruzzo, proprio zero. Quindi questo esempio, che forse è costato anche meno, determinerà intanto una cassa di risonanza che andrà avanti per tutto il campionato e già da questo momento è partita, quindi quelle che sono gli effetti, io dico anche pratici, da analisi da uomo della strada che insomma registra un afflusso di utenza che si traduce in incassi di rilevante portata che insomma equivalgono alla cifra spesa in pochi giorni. E queste le parole del sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, anche presidente della provincia dell'Aquila. Ovviamente soddisfazione nelle sue parole proprio per il grande riscontro a livello di presenze che si sta avendo in questi giorni qui a Castel di Sangro. Quasi tutto pronto per l'inizio della cerimonia alle 15, come detto Paolo, poc'anzi ci sarà l'avvio. Sì, Alfredo. No, una cosa volevo capire da te, che sei lì e ti vedo anche bardato, munito giustamente di mascherina, perché in questi giorni, oltre alle polemiche per i fondi spesi dalla regione per organizzare questo evento, abbiamo sentito la risposta anche del sindaco di Castel di Sangro, però c'erano anche delle apprensioni per possibili assembramenti, per la questione diciamo distanziamento relativo al Covid. Che impressione hai avuto in queste ore girando per Castel di Sangro? Guarda Fredo, c'è tanta gente a Castel di Sangro, c'è davvero il pienone nel centro sangrino. Certo, mantenere il distanziamento in questi casi non è mai semplice, non è mai facilissimo. Anche questa mattina, ad onor del vero, abbiamo visto tanti tifosi del Napoli presenti proprio a ridosso dei cancelli, e dunque da questo punto di vista diciamo forse qualche problema c'è stato, però diciamo che fino a questo momento le forze dell'ordine stanno mantenendo sicuramente stanno tenendo il controllo della situazione. Alfredo, io ti restituisco per un attimo la linea allo studio, poi torneremo per un altro contributo qui da Castel di Sangro. Linea per il momento a te. Sì, allora riprendiamo un attimo la linea dallo studio qui di Silvi, perché chiaramente diamo il tempo a Paolo Renzetti di portare probabilmente un altro ospite al nostro microfono, sempre restando al tema della venuta in Abruzzo del Napoli. C'è da dire, come ha accennato anche Paolo Renzetti durante il collegamento, che e tanti tifosi hanno fatto la fila soprattutto per farsi una foto insieme alla Coppa Italia appena vinta dal Napoli. Oltretutto il presidente della regione Marsilio ha anche in qualche maniera detto che l'Abruzzo in questo momento si sta mettendo in concorrenza con il Trentino, che era una delle sedi storiche in cui il Napoli ha svolto i suoi ritiri negli anni passati, proprio perché l'Abruzzo, l'abbiamo ascoltato anche dalle parole dell'assessore Liris, vuole puntare su questi grandi eventi per cercare di rilanciare il turismo e farlo attraverso lo sport, che è un volano, sappiamo,
molto potente da questo punto di vista. Sono ancora in attesa di capire se Paolo Renzetti riuscirà a portare al suo microfono un altro ospite, e quindi restiamo, ecco, la sala vuota, in attesa anche dell'inizio della conferenza stampa del presidente De Laurentiis con Gattuso e Manolassi in rappresentanza della squadra, e chiaramente la Regione Abruzzo a fare gli onori di casa, conferenza che dà il via a questo ritiro del Napoli in Abruzzo. Ci saranno, lo ripetiamo, due amichevoli, una delle quali vedrà impegnato il Teramo il 4 settembre a chiusura del ritiro del Napoli, con una amichevole alle ore 17, se non ricordo male, amichevole che chiaramente insomma, è importante anche per il Teramo, che quest'anno ha avuto delle vicissitudini di squadra che insomma, attendono un rilancio nella prossima stagione, anche con l'arrivo del nuovo allenatore. Paolo, torno da te per capire se abbiamo qualche ospite, altrimenti chiudiamo la diretta da Castel di Sangro. No, ti avevo chiesto la linea possibilmente per un secondo collegamento, perché abbiamo cercato di portare al nostro microfono, ecco, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Presidente, buongiorno, siamo in diretta su TV6, proprio davvero in extremis. Due parole da parte del presidente del Consiglio regionale: un grande evento, la presenza del Napoli nella nostra regione. Ne parlavamo anche questa mattina col sindaco di Castel di Sangro, tantissimi turisti nel comprensorio sangrino. Beh, un grande evento, lo ha già detto lei, e lo testimonia anche l'attenzione della stampa nazionale, internazionale e locale. Napoli è una grande squadra, è tra le migliori squadre d'Europa, chiaramente sceglie una terra votata a questi grandi eventi, e con la sua natura testimonia anche la qualità del vivere in Abruzzo, e mi pare una scelta quanto mai azzeccata del governo regionale. Chiaramente le ricadute sono per tutta la regione, per tutto il comprensorio, per Castel di Sangro, per Roccaraso, per Pesco Costanzo, per Revisoni, per tutto il comprensorio dell'Alto Sangro, che sono la nostra perla del turismo. Avete puntato come regione ai grandi eventi sportivi quest'anno, il ritiro del Napoli, la settimana scorsa c'è stata la presentazione del Matteotti. Avete anche come regione provato, state provando anzi, a portare i mondiali di ciclismo in Abruzzo, i grandi eventi sportivi come vetrina per la nostra regione? Sì, esattamente, questo e tanto altro. Riteniamo che l'Abruzzo abbia bisogno di uscire dal suo guscio. È una regione che, se migliora dal punto di vista della consapevolezza dei cittadini italiani, d'Europa e del mondo, e se riusciamo a dotarla di quelle infrastrutture viarie che ancora le mancano, una meta ideale per qualsiasi tipo di turismo invernale ed estivo, marino e montano. Tramite questi grandi eventi cercheremo di sfruttare appunto la scia della informazione che portano, per cercare di attirare qui energia economica. Grazie al presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, in diretta qui da Castel di Sangro. È davvero tutto, linea che può tornare allo studio. A te, Alfredo. Grazie allora a Paolo Renzetti per questo ampio collegamento, ma insomma doveroso, perché chiaramente questo è un evento di portata nazionale che riguarda la nostra regione. Chiudiamo qui l'edizione delle 14 del TG6, prossimo appuntamento alle ore 19. Da parte mia, l'augurio a tutti voi di una buona giornata.